lavoro e il mondo dell'impresa. Avevano necessità, perché potessero sorgere i poli formativi, della razionalizzazione delle scuole. Fatto il dimensionamento, che nella regione Campania non era mai stato attuato, e quindi ridotto il numero delle scuole, accorpate tra di loro e messe in rete, si è finalmente potuto procedere alla riorganizzazione di una scuola che desse più lavoro. Che cosa significa? Il rapporto intercorrente tra le scuole e il mondo del lavoro doveva essere un rapporto reale, e quindi le imprese devono entrare nella scuola, perché queste rappresentano la certezza che lo studente, una volta raggiunto il suo diploma o il raggiungimento del suo risultato, possa essere quel soggetto voluto e richiesto dalle imprese. Naturalmente questo sistema, che è un sistema raccontato così in brevi linee, è un sistema che coinvolge un'organizzazione sostanziale che transita per un comune assoluto sentire da parte degli assessorati della Regione Campania, formazione e istruzione, e che tendenzialmente hanno a cuore la risposta in termini reali al lavoro. La scuola non può essere avulsa dal sistema del lavoro, ad altro canto il lavoro non può non essere partecipante della formazione dello studente. A quali istituti è rivolto questo tipo di attività? Naturalmente stiamo parlando di istituti tecnico-professionali, va da sé, ma questa è la riforma che riguarda il rapporto diretto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Gli altri tipi di scuole risentono di altri passaggi mediati, ma non c'è bisogno di quanto ne stiamo parlando. Che tipo di platea di studenti è coinvolta? Tutti gli studenti che fanno parte degli istituti tecnico-professionali, che quindi sanno che il loro essere bravi studenti significa essere già bravi e capaci lavoratori per quel sistema che si è determinato all'interno del polo. Numericamente non abbiamo una cifra di studenti che vengono coinvolti nel progetto? Guardi, tutti gli studenti, quindi è un dato desumibile dalla quantità numerica, ecco che ritorna il problema della razionalizzazione della scuola, dalla quantità legata alla presenza degli istituti tecnico-professionali, e quindi non significa escludere, significa includere la più grande presenza di studenti di questo tipo di scuola. Io però non ho capito bene, materialmente che cos'è il polo formativo? È una forma di organizzazione, cioè a inizio anno che l'imprenditore va a scuola a determinati programmi? Intanto l'imprenditore è un partner di discussione, quindi non può imporre, è un partner che individua, che rende pubblico, rende note le professionalità che non sono presenti sul mercato rispetto a quello che è la sua attività, e quindi già questo comporta quello screening di individuazione professionale che è necessaria per poter qualificare e professionalizzare gli studenti. Va da sé che è all'interno dell'intero sistema. Gli orari sono contenuti all'interno del processo scolastico, e la interdipendenza tra la presenza dell'impresa e la scuola crea quel rapporto sinergico reale e veramente tendente ad una conoscenza mediata attraverso la metodologia scolastica, perché non è che la scuola abbiura quella che è la sua vocazione, ma integrata fortemente da quella che è la conoscenza precisa da parte dell'impresa.